Carletto mio, oggi sei il protagonista di questo video, quindi per favore non farmi fare brutta figura. Esatto, avete sentito proprio bene. Oggi andremo ad utilizzare tre tipi di Carl diversi in una partita su Brawl Stars. Questo è successo perché nello shop è uscito qualcosa di molto particolare. Stefano Luzzi è l'abbonato leggendario di oggi. Ti do il benvenuto nella squadra dei campioni. Innanzitutto parto col farvi vedere i miei due Carletti bellissimi, tra cui Carl spericolato e Carl normale. Che non lo so ragazzi, mi fa troppo ridere guardare sto brawler. Carl spericolato è il più figo di tutti, comunque non ci possiamo fare niente. Ma oggi boom, Brawl Stars se ne esce con una nuova skin molto molto strana. Sono sicuro che a molti non piacerà, ma a chi piacciono le rane penso che questa sia la skin perfetta per lui, perché oggi abbiamo nello shop Carl Leonard. E quindi ho detto, ma se io mi prendessi sto Carl Ranocchio e contro i brawler andassi a fare una sfida per vedere qual è la migliore skin di sempre, che cosa potrebbe succedere? Quindi semplicemente boom, shoppata. Sì, diciamo che quando voglio fare un video carino non mi creo problemi nel nel prendere le cose dal negozio. Infatti Carl Leonard, benvenuti squadra, ti dico che non mi piace per niente. No vabbè, a parte gli scherzi, è carino però, ecco. Aspetta, 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 ecco, beh, vogliamo mettere a confronto? Per chi non l'avesse capito, sì, ho una certa preferenza per Carl spericolato. Ma oggi vediamo un po' che cosa succederà, perché andremo a utilizzare tutti e tre i brawler in partite diverse per vedere quale sarà. Ecco Penny, tu ad esempio, perché ci sei ancora? Devo selezionare il primo Carl che utilizzeremo, è quello normale. Quale sarà il miglior Carl da utilizzare, in modo che voi potete scegliere quale shoppare? Fa pure rima, cioè meglio di così. Ma chiamatemi rapper, ma che sto a fare a perdere tempo io qua? Ok, iniziamo a giocare. I rapper magari li facciamo un'altra volta, che qui la partita è già incominciata e potremmo far fuori subito. Ma come ho fatto a non prenderlo? No 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 no. Allora, ho scelto Football come prima partita perché mi piace troppo come prima modalità, anzi non ci posso fare niente, mi piace troppo Football come modalità. Quando gioco con i miei amici faccio sempre questa. Questo non significa però che, ecco appunto, ci hanno appena fatto, o forse no, oddio, mamma mia ragazzi, che doppia kill ho appena fatto. Va bene, mi sono sacrificato per la patria, dai, mi sono sacrificato per non farmi fare gol, anche se questi stanno tornando all'attacco. Ma la mia squadra c'è o non c'è? Allora, vieni qua se c'è il coraggio. Bene, vieni anche tu qua se c'è il coraggio. È il momento di fare un po' di cattiveria. Ok, una kill è andata. Una kill è andata, ma adesso sto per morire io. Vieni qua, stupido Mortis. Sono morto. Ma ci stanno chiudendo in porta. Non va fatto bene, Carletto. Devi portare la vittoria a casa. Tu sei la skin predefinita. Sei quella che tutti hanno. Quindi devi farti valere, no? Oh, forse no. Qua c'è da fare un po' di No, dai, ho sprecato la super. Non ci credo, non ci credo, non ci credo. Forse è la prima volta dopo 2 minuti che riusciamo a pushare noi, eh. Mi allargo sulla fascia. Se magari qualcuno mi venisse a dare una mano. Cioè, io boh, ragazzi. Non vi capisco. Fermo te, Mortis. Vieni subito qui. No, sono morto ancora. Ma non c'è neanche un 8-bit che gioca qui. Ma che cosa state dicendo? Ma siamo in due a giocare. Aspetta, Bibi, arrivo. Arrivo. Vado a destra. Ok, attenzione. Possiamo vincere anche in due. Siamo capaci di farcela comunque. Bravissima. No. Ma che cosa sto combinando, ragazzi? È vero che stiamo pareggiando, ma sto facendo devasto. 8-bit è tua. Poi gol! E la skin default di Carl ha portato la rete. Aspetta, aspetta. Ah, ok. Mamma mia, pensavo fosse ricominciata la partita. E sono pure migliore. Attenzione che Carl non si vuole far fregare né dall'automobilista e neanche dal ranocchio, La prossima skin che voglio provare però è il mio nuovo Carl, cioè quello versione rana. Molto molto carino, vi devo dire la verità. Comunque ci tenevo a salutare tutti i membri del club MZ Premium, dove ci sono gli abbonati epici e leggendari. Trovate il link in descrizione. E vi ricordo che in questo momento, se siete abbonati di qualsiasi rarità, potete avere un codice sconto della felpa Mattiz, di qualsiasi tipo e colore. Esatto, ovviamente la sto indossando perché sennò è impossibile vincere partite. Questo ormai già lo sapete. Secondo voi Carl Ranocchio ci farà vincere? Ma quanto è carino, ragazzi. Ma quanto è carino. Ma poi spara i funghi. Non so se ci avete fatto caso, ma la sua ascia è un fungo. Comunque, secondo voi ci farà fare una vittoria da 2-0 veloce veloce, oppure ci farà perdere?
Probabilmente ci farà perdere la partita. Sì. E poi il bello è che ci ha segnato pure un Carl spericolato contro. Non so se ci avete fatto caso. Basta, vai Ranocchio. Bravissimo. Bravissimo Ranocchio. Ok, recuperiamo sta situazione, che l'1-0 veloce veloce non mi è piaciuto. Abbiamo tutta la partita per pareggiare. Dai così. Dai vabbè, però, ma questa è cattiveria allo stato puro. Oh no. Oh no. Mortis, non rompere le scatole. La situazione critica. No. Ho appena sprecato 80 gemme. Quando perde gli esce pure il fumo dalla testa e fa bene a uscirti. Mi hai appena fatto perdere una partita. Ok, facciamo finta di niente e passiamo al prossimo card, che invece è quello spericolato, che è il più cattivo di tutti. Tu non puoi deludermi, voglio il 2-0, eh. Comunque mi dispiace per tutte le persone che non amano particolarmente Carl, perché probabilmente questo video non sarà uno dei loro preferiti, lo so. Però oggi è andata così, ragazzi. Allora, ora concentriamoci però. Mi prendo subito la palla e vado a darla ad Ems, in modo che la colpisco e do un po' di fastidio. Ottimo, abbiamo hittato tutti. Abbiamo la super, eh. Abbiamo la super e potremmo fare molto male qui. Molto male, se non fosse che mi ha ucciso. Non so come si chiama. No, scherzo, si chiama Stecca. Ma perché mi son fatto far fuori da quello? Vabbè, oh, Carl spericolato, c'è la macchina più veloce di tutti. Vai, per favore. Stavolta la squadra che abbiamo è pure bella forte, eh. Pure bella tosta. Attenzione, prendo la palla. Prendo la palla e sono pronto al tiro. Ed è gol, ed è gol, ed è gol. Napo Matiz, 1-0. Che poi il bello è che non so ancora perché non ho cambiato nome, ma mi ci sto affezionando a Napo Matiz, davvero, non scherzo. Attenzione, prende la palla, prende la palla. Può passare all'attacco da solo, non ci voglio credere. Questo è gol ed è 2-0 di Napo Matiz. Spericolato Carle, chi ne ha più ne metta. Che aggressività. 2-0 diretto con Carl spericolato, 1-0 con Carl default e sconfitta clamorosa con il brawler che ho appena shoppato. Il primo giro è finito e ha vinto Carl spericolato. Per riazzerare tutto, io una cassetta sinceramente me la vado ad aprire. Scusate, che fai? No vabbè ragazzi, pure punti di Carl. Questo è il suo video, non c'è niente da fare. D'accordo anche la Supercell che mi fa trovare queste cose. Ma secondo voi un Carl Ranocchio come si comporta da solo nella modalità sopravvivenza? Io non ho idea di quello che uscirà fuori, ma ce la dobbiamo fare. Te devi mostrare un po' di carattere. Sei un brawler troppo carino per essere cattivo, soprattutto nella sopravvivenza. Dai, devi fare paura agli avversari. Guarda, guardalo che arriva un altro Carl. Guardalo, guardalo che vuole fare una brutta fine. Non è vero, l'importante è che mi abbia fatto prendere la cassa. Oh, ma tutte le casse che voglio io devi prendere? Vuoi fare team? Ma non rompere le scatole, per favore. Qua di team non c'è nessuno. Vabbè, gliela regaliamo quella, eh. Non perdiamo tempo, prendiamo questa, andiamocene via. Spariamo lui, attenzione. Ottimo, mamma mia. Ranocchio, sì. No, oh, ma è possibile che deve rompermi le scatole per tutta la partita questo? Ma non ci sto credendo. Guardalo che mi ha chiuso. Andiamocene via da qua, va, prima che sia troppo tardi. Rigeneriamo la vita. Purtroppo non prenderò mai ste cassette, fidatevi. O forse sì, o forse sì. Fermi tutti che sono mie. Oh, oh, bene, bene, bene. Guardate che arrivare a 4 adesso non ha fatto male. Oh, il Ranocchio è un fifone, ma è piuttosto strategico, Vieni qua tu. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, la cattiveria di questo player. No, 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 via da lì, via da lì, via da lì. No. Non so come ho fatto a sopravvivere. So solo che... Ma guardate come fa l'occhiolino sto Ranocchio. No, raga, sono chiuso. Raga, sono chiuso. Raga, sono ufficialmente chiuso. Potrei essere morto. Potrei essere morto se non fosse che ho appena recuperato la vita. E pusho Dynamite. E pusho Dynamite. Vai così. Mamma mia, raga, stiamo sopravvivendo con una fortuna che non si è mai vista. Attenzione. No, vabbè. Questo non è mai successo. Non so come faccia ad essere così fortunato, ve lo giuro, Magari sto Ranocchio si trasforma in un principe, c'ha qualche magia, porta fortuna, ma che cacchio ne so io. So solo che ho fatto fuori praticamente tutti. Vai, vai. No, no, seconda posizione, ho sprecato la super. Ma che partita abbiamo fatto. Ah, ma pure quando vinci esce il fumo dalla tua testa. Devi stare un po' tranquillo però. Ok, ok, secondo me questa partita è stata davvero tanta, tanta roba. È insuperabile Carl Ranocchio in sopravvivenza, Però non cantiamo subito vittoria, perché adesso è il momento di quello che prima ha dato filo da torcere a qualsiasi nemico in Foot Brawl, Vediamo però come si comporterà in questa di modalità, perché non è che tutte le modalità sono uguali, C'è qualcuno che rompe le scatole, vediamo se il cappuccio mi porta fortuna oppure no,
Allora, Tara, io forse ti lascio stare, lo sai? Sì, penso proprio di sì, lasciamola stare. Avrei bisogno di prendere qualche cassetta, ma penso proprio che qui siano tutte occupate. Sì, ne sono quasi sicura al 100%. Qui c'è Rosa? Qui c'è Rosa? No. Sì! Ecco. Diciamo che Carl spericolato meglio che resti su Footbrawl, eh. Ste due skin sono praticamente gli opposti. Una è forte in Footbrawl e l'altra in sopravvivenza. Ci scommettete che la default è media, di conseguenza tipo in questa arriverò quinto, proprio spaccato a metà. Io ci gioco tutto, ragazzi, eh. Ora arrivo primo come minimo, però meglio così. Lo spawn è buono. Lo spawn è molto molto buono. Abbiamo un sacco di casse e poi sparando qui da vicino, non so se conoscevate sto trick, ma prendete le casse in una velocità incredibile. Vi basta mettervi proprio attaccati. Aspetta che qui c'è qualcuno che rompe le scatole. Vattene via se permetti. Perfetto, vedete io sparo qui e all'infinito sparo colpi con il mio Carletto. Questi due li potremmo far fuori. Li potremmo far molto fuori questi due. Vieni qui, vieni qui, vieni qui, pam. E olè, ed è nostra. Ed è nostra. Mamma mia, che start incredibile, mi sa che qui arriviamo più della quinta posizione, eh? Ma poi guardate quante casse ci sono. Ma da dove è uscito quell'Ems? Oh mamma mia. Ma perché camperate nei posti più incredibili? Ma che sta facendo questo? Vabbè, no, sentite, non facciamoci domande, eh. Non facciamoci domande, prendiamoci le cassette. Prendiamo questa che è un po' più esterna, almeno non me la rischio. Mamma mia, siamo a 7 gemmine. A questo gli potrei far fare tanto male, eh. Tanto male, troppo male. Ciao Corvo. Allontaniamoci da Piper che ci sta pushando. Magari questa la sparo così lo becco. No, siamo quinti, eh. Spero che la mia predizione non si avveri, perché voglio arrivare più della quinta posizione. Attenzione, facciamo fuori Brock. Ma che potenza è questo Carl default? Siamo quarti, ci siamo conquistati con le nostre asce la quarta posizione. Aspetta che c'è un Ems qui, che oggi gli Ems non sono molto forti. Cioè, guardate, mi si buttano praticamente addosso. Questa è prima posizione se me la gioco. Tu che cosa pensi di fare? Vieni qua, dai. No, non ti farbe... Oh, yes. Abbiamo fatto fuori tutti noi. È illegale questo Carl default. Ciao, Bibi. È stato un piacere. È stato davvero un piacere, Bibi livello 1, eh. È un onore per me giocare. Guarda, davvero. Sì, sì, sì. 5 kill e tutti a casa. Niente raga, manco con Carl Ranocchio seconda posizione sono riuscito a vincere. Sta shoppata è stata davvero inutile, perché arriva la default che se ne esce con la vittoria in sopravvivenza. Vabbè, questa poi me la spieghi, eh. Fatemi sapere se vi siete fatti un'idea grazie a questo video dei diversi tipi di Carl che esistono nel gioco. Seguitemi su Instagram per vedere tutte le foto del merchandising. Se siete abbonati vi ricordo che avete lo sconto, un codice sconto nella post della community. Fatemi sapere se secondo voi aggiungeranno un Carl cagnolino prima o poi sul gioco. E niente, ciao.